Intanto grande preoccupazione per quanto sta avvenendo in Francia, quali sono le ultime notizie e qual è la posizione dell'Europa rispetto a quanto sta avvenendo? Il terrorista è stato ucciso, però non bisogna abbassare la guardia, questo lo sapevamo, noi stiamo sempre in allerta, tant'è che proprio l'altro giorno c'è stata un'esercitazione antiterrorismo al Parlamento europeo a Strasburgo con la collaborazione delle autorità francesi, quindi per quanto ci riguarda noi riteniamo che la guerra contro l'ISIS e i suoi combattenti non si è affatto conclusa, ci sono rischi in tutta Europa, come dimostra l'attacco di oggi, ci sono troppe persone che agiscono isolate, ecco perché diciamo che bisogna controllare Facebook, bisogna controllare i mezzi di comunicazione digitali, perché sono quelli che vengono utilizzati per arruolare e nuovi combattenti. Dobbiamo vigilare anche sui foreign fighters che stanno tornando, non è detto che siano tutti caduti in combattimento a Raqqa e a Mosul, bisogna vedere anche quello che sta succedendo nei Balcani, quindi assolutamente non abbassare la guardia, serve più sicurezza interna, servono filtri anche per quanto riguarda l'immigrazione, ne ho parlato ancora ieri a Consiglio europeo chiedendo un piano Marshall per l'Africa, chiedendo che si applichi la riforma di Dublino proposta dal Parlamento, quindi tutta questa vicenda legata al terrorismo e dei terroristi che si infiltrano tra i flussi di immigrati deve diventare sempre più una priorità per l'Unione Europea se non vogliamo che cresca populismo e crescano allarmi sociali, ma soprattutto che non ci siano preoccupazioni per i nostri concittadini europei. Quindi linea dura, maggior collaborazione, ne ho parlato anche l'altro giorno, una FBI europea in occasione della riunione della Commissione Speciale del Terrorismo che ha voluto creare il Parlamento Europeo, abbiamo invitato anche le vittime del terrorismo, le famiglie delle vittime del terrorismo, feriti che ci hanno raccontato le loro esperienze, ma appunto ho detto che non bisogna assolutamente abbassare la guardia e purtroppo avevo ragione, quindi andiamo avanti nella lotta dura, non dobbiamo cambiare il nostro stile di vita, non dobbiamo abbassare la testa perché questi signori sono dei vigliacchi, se la prendono con persone innocenti, sparano a dei poliziotti che stavano per strada e hanno attaccato un supermercato dove c'erano mamme, bambini, padri di famiglie che stanno facendo la spesa, e questo veramente è da vigliacchi. Ecco, veniamo invece agli Stati Uniti, ecco, l'Europa può stare tranquilla per quanto riguarda i dazi imposti da Trump, ma per quanto? Beh, io mi auguro che la decisione degli Stati Uniti sia definitiva, noi non abbiamo un problema tra Stati Uniti e Europa, il problema è tra l'Europa, gli Stati Uniti e soprattutto la Cina, per quanto riguarda in modo particolare l'acciaio e l'alluminio. Per quanto riguarda l'acciaio c'è una sovrapproduzione cinese e quindi i cinesi cercano di invadere altri mercati per cercare di vendere la loro produzione che va al di là delle necessità interne. Questo lo fanno compiendo anche azioni di dumping. Il Parlamento europeo è stato protagonista nel dare nuove norme anti-dumping all'Europa, dove è previsto non soltanto il dumping economico, ma è previsto anche il dumping sociale e il dumping ambientale. Quindi adesso è importante che vengano applicate queste norme per fermare azioni scorrette da parte di extraeuropei. Adesso credo che serva una collaborazione più forte tra Stati Uniti ed Europa perché ci sia una situazione più equilibrata, perché ci sia reciprocità tra le regole europee e le regole cinesi. Nulla contro la Cina, ma la Cina deve rispettare le regole. Ecco, io vorrei meno acciaio cinese e più turisti cinesi in Europa. Ma Trump ha detto che sono trattative in atto con l'Europa. Stiamo discutendo, la commissaria Malmström sta lavorando bene, il Parlamento europeo vigila, intanto abbiamo delle nostre norme anti-dumping, sarebbe veramente una sciocchezza se gli Stati Uniti invece di rivolgersi dalla parte giusta, cioè verso la Cina, si rivolgessero verso l'Europa che non è assolutamente coinvolta in un'operazione di dumping nei confronti degli Stati Uniti. Siamo due immagini diverse dell'Occidente, ma abbiamo entrambi lo stesso problema con la Cina. Senta, all'indomani del Consiglio europeo si è parlato di quello che sta accadendo in Italia, come viene vissuto questo momento, visto che spesso l'Europa ha fatto affidamento anche a Mattarella.
Si aspetta, l'Italia è un grande paese, 60 milioni di abitanti, la seconda potenza industriale d'Europa, un paese contributore netto, un paese fondatore dell'Unione Europea, certo c'è grande attesa per quello che succederà in Italia, ma si è votato soltanto da qualche giorno, quindi io sono sicuro poi che alla fine si riuscirà ad avere un governo, sarà necessario il tempo che ci vorrà, ma abbiamo tutti quanti fiducia nelle capacità del Presidente Mattarella, nella sua esperienza, lui un uomo abile anche a sciogliere i nodi più intricati. Abbiamo avuto la prima risposta dai suoi rappresentanti in Europa, il mio gabinetto li incontrerà nei prossimi giorni per vedere come e quando potrà venire a spiegare al Parlamento europeo che cosa è successo. Certamente sui giganti del web bisogna dar vita a un sistema di regole, perché sono gli unici sistemi di comunicazione che non hanno regole, i giornali le hanno, le televisioni le hanno e le devono avere anche loro. Questo non significa limitare la libertà di stampa o di informazione, anzi significa difenderla, perché non possiamo accettare per esempio che attraverso le grandi piattaforme vengano messi in circolazione film pedopornografici, ci sia violazione del diritto di proprietà intellettuale e siano colpite al cuore le industrie del cinema, le industrie culturali, le industrie della fiction, il turismo, quindi non dobbiamo quindi dare delle regole, soprattutto dobbiamo far pagare le tasse a chi non le paga, perché non possiamo chiedere alle imprese europee di pagare molte tasse e le grandi multinazionali che operano nel settore del web, siano esse cinesi o siano esse americane, e operano in Europa cercando paesi dove pagano pochissime tasse, non creano nuovi posti di lavoro, guadagnano molti soldi e poi se li riportano a casa loro. Noi dobbiamo fare un po' come Robin Hood e togliere i ricchi per non infilare le mani nelle tasche dei cittadini in occasione del prossimo bilancio dell'Unione Europea.